varie attività, dalla raccolta differenziata alla gestione del negozio, dell'Emporio Eco. Che la nostra missione principale è far lavorare delle persone che hanno delle difficoltà che nel mercato del lavoro non entrerebbero facilmente. Per cui io non so se come clienti magari dell'Emporio voi percepite che c'è questo inserimento lavorativo, molte volte si può percepire, molte volte no. Quella è la missione principale che svolge la cooperativa. Poi ci siamo dati altre ambizioni, per cui abbiamo aperto l'Emporio, siamo entrati in rete con i produttori locali e promuoviamo quattro valori fondamentali che sono il biologico, il commercio eco solidale, la filiera corta e quindi, come dicevo prima, anche la cooperazione sociale. E fino appunto alla nascita dello spazio E ci siamo occupati anche di cultura, perché il progetto Emporio non è solo commercializzazione, ma è anche cercare di trasmettere le buone pratiche al fine di aumentare una coscienza di chi può poi fare delle scelte che sono quelle commerciali, anche quelle commerciali. Da quando è nato lo spazio, grazie ai soci dello spazio E, che sono dei professionisti, abbiamo delegato questo aspetto culturale. Per cui oggi è uno dei primi incontri che facciamo come spazio e i soci sono qui, sono Danilo e Stefania, entrambi biologi nutrizionisti, e ci spiegano cos'è questo olio di palma, che se ne è anche parlato molto, soprattutto nei mesi scorsi, e che ha suscitato nell'Emporio della cooperativa una volontà di portare dei chiarimenti su questo tema. Perché? Perché c'è stato un allarmismo molto forte, e poi cercheremo di capire anche il perché c'è stato questo allarmismo. La mia versione, che non è quella da esperto, è uno che si informa e cerca di capire cosa succede nella società, sicuramente l'allarmismo è un sistema per poter portare la comunicazione a un livello più vendibile. Se chi fa informazione deve vendere l'informazione ai clienti, ai consumatori, ai cittadini, se fa allarmismo la vende molto di più l'informazione, riesce a fare notizie. Allora, a prescindere dall'olio di palma, sono tanti temi dove si fa allarmismo, a noi invece ci piacerebbe capire veramente cosa c'è dietro, cosa non c'è dietro, fare delle scelte con la più consapevolezza possibile. Poi se c'è da allarmarsi, c'è da smiare, chiaramente, però non fermarsi al grido, all'urlo, a prestare attenzione, perché se no ogni giorno c'è da gridare attenzione e noi viviamo sicuramente male. Dall'altra parte non interessa come noi viviamo, ma è importante vendere le notizie, e questo non è utile per chi invece vuole fare delle scelte consapevoli. Quindi l'obiettivo è dare anche poi delle risposte ai clienti dell'Emporio che comunque facevano delle domande. Allora, siccome noi abbiamo la fortuna di avere una relazione di biologi e nutrizionisti, chi meglio di loro poteva dare delle risposte. Lascerei la parola a Danilo e Stefania, magari si presentano e poi iniziamo, magari presentate singolarmente e poi iniziamo. Grazie, troppo poco. Io però vi presento quindi, perché trovo meglio. Allora, io mi chiamo Stefania Bertoni, sono una biologa, nel corso della mia vita ho fatto varie esperienze lavorative, ho fatto un ambito del farmaceutico, della ricerca clinica, dove peraltro continuo a lavorare nella ricerca clinica, e poi ho cominciato a studiare fisioterapia, nutrizione, e ho cominciato a specializzarmi in quell'ambito. E mi occupo anche di fisioterapia, anche di istruzione, la fisioterapia per me vanno abbastanza di pari passo, ritengo che gli alimenti siano una buona fisioterapia, cioè nel senso che sia una buona cura. E niente, lavoro più fino, sono socia, assieme anche a Danilo e agli altri dello spazio. Spero che questo spazio ci dia la possibilità di fare molte cose, quindi sono contenta di fare cultura,
secondo me fatta bene, con calma. Invece sono Danilo Contraletti, anch'io filologo nutrizionista e socio dello Spazio E, e giusto per capire che il biologo nutrizionista è quella figura che ha due obiettivi principali: uno è l'educazione nutrizionale, e quello che andiamo a fare oggi è proprio questo; l'altro è la consulenza nutrizionale, ovvero valutare i fabbisogni della persona che si ha di fronte e cercare di dare dei consigli corretti con le abitudini alimentari per poter trovare un benessere. E la filosofia proprio dello Spazio è quello del benessere della persona affrontato sotto vari aspetti, e quello che preme è appunto l'aspetto nutrizionale. E in particolare nello Spazio io proporrò, insomma, dei corsi di cucina e nutrizione in cui cerco di mettere in pratica quelli che sono le consigli nutrizionali che spesso vengono dati ma poi recepiti al momento ma poi svaniscono, tipo spesso signore come pazienti chiedono consigli su come si può fare e mi vengono in mente i legumi o altri cibi, come prepararli, e poi dopo li incontri, ma no, perché mi sono dimenticato, non mi ricordo come si faceva. L'idea degli incontri di cucina che propongo è proprio quello di evitare dimenticanze e far sì che quello che viene detto sia più fruibile, e quindi creare una serata completa in cui ci sia educazione nutrizionale, si impara a cucinare qualcosina e si assaggia anche, quindi inchiniamo un cerchio. Faccio anche gli incontri di cucina, proprio in ambito un po' speciale, cioè più indirizzato verso, non so, per esempio il prossimo incontro sarà su pazienti con intolleranza al glutine, quindi cucina senza glutine per chi ha problemi di intolleranza, chi eccetera. Quindi questo sarà uno spazio che utilizzeremo, insomma, e sarà dedicato a queste attività. Questa sarà la nostra cucina. La nostra commissione di cucina. E promuovendo prodotti di qualità, e proprio parlando di prodotti di qualità, oggi andremo a trattare l'olio di palma, nel senso capiamo cosa c'è dietro l'olio di palma, e approfondiremo sia l'aspetto nutrizionale che quello ambientale, che sono i due che più hanno suscitato scalpore. E speriamo che alla fine di questo incontro, insomma, avrete delle idee più chiare di cosa vuol dire scegliere un prodotto di qualità e quanto veramente è importante, insomma, capire, cercare di capire quello che mangiamo. Ok, allora adesso inizia Danilo, poi si intervalla con Stefania, e dopo lasceremo chiaramente lo spazio per le domande, perché immagino che ci saranno, spero, farete domande. Quindi io mi metto lì come spettatore. Va bene. A sentire questo meglio. Ma allora, la parte iniziale la affronterò io, poi mi seguirà Stefania e ci avvicineremo. Inizierò con una parte un pochino più tecnica, ma spero non noiosa, perché per arrivare all'olio di palma volevamo decidere insieme, insomma, di partire a spiegare, quando si parla di olio di grassi, insomma, cosa sono questi grassi, meglio questi lipidi, e spesso se ne parla male, ma in realtà vi spiegherò che sono fondamentali per stare bene, per avere il corretto funzionamento del nostro corpo. Innanzitutto i lipidi si distinguono in deposito e strutturale. I primi sono quelli più conosciuti, comprendono appunto gli acidi grassi, che poi andremo a vedere bene le varie tipologie di acidi grassi. I secondi sono altrettanto importanti, perché sono quelli che vanno a costituire principalmente le membrane delle nostre cellule, cioè l'involucro esterno delle cellule, e quindi regolano tutti gli scambi di sostanze e nutrienti che vanno a nutrire le cellule, e quindi poi tutti i tessuti e gli organi che ci costituiscono. E le funzioni sono numerose. La principale è quella energetica. I grassi servono come riserva energetica da utilizzare poi nel momento in cui il corpo ha bisogno, strutturale, come vi ho detto, per le membrane. Poi hanno anche tante altre funzioni, come quella di trasporto, ad esempio il trasporto dei grassi e del colesterolo. Spesso quando fate l'analisi del sangue vedete colesterolo HDL e LDL. Con questo acronimo si vanno a indicare delle lipoproteine, cioè delle proteine che trasportano questi grassi. Alcune hanno effetti positivi, altre hanno effetti negativi, come le LDL, da tenere insomma basse. Altre funzioni importanti sono la regolazione, infatti molti ormoni sono costruiti a partire dai grassi, e sono importanti anche per il sistema immunitario, e da pensare agli omega 3, che sono le sostanze importanti per combattere le infiammazioni.
Poi dal punto di vista alimentare ci sono due grandi famiglie, i grassi e gli oli, che si distinguono per la consistenza. I grassi sono solidi a temperatura ambiente e questo perché hanno una percentuale maggiore di grassi cosiddetti saturi, mentre gli oli, avendo una percentuale di grassi saturi inferiore, sono a temperatura ambiente risultano liquidi. E i primi sono presenti soprattutto nei cibi animali, eccoli qua, i saturi. Fatta eccezione per qualche olio, come appunto andremo a vedere poi l'olio di palma, anche l'olio di cocco. Gli altri grassi insaturi si distinguono in monoinsaturi, e giusto per citare quello più importante della dieta mediterranea, abbiamo l'acido oleico, che è presente appunto nell'olio extravergine d'oliva, e sono i grassi che fanno più bene in assoluto rispetto a tutti. E poi abbiamo i poliinsaturi, che comprendono i famosi omega 3 e omega 6, che hanno un ruolo importante nelle giuste quantità, perché un eccesso ad esempio di omega 6 va a favorire le infiammazioni, quindi anche in quel caso bisogna ponderarli e introdurli nelle giuste quantità. E per ultimo, questa volta ultimo per importanza, sono gli acidi grassi trans, che ne ho voluto parlare proprio perché l'olio di palma è nato come alternativa principale a questi grassi trans, di cui avrete sentito parlare e li approfondirò più avanti. Anzi, mi è scorsa un attimo. Perfetto. Vi dicevo che i lipidi sono importanti nella dieta, e questo lo fa capire anche che il 30% di quello che mangiamo deve essere costituito proprio da grassi e oli, ovvero di tutto quello che mangiamo, tutte le calorie che introduciamo nella giornata, il 30% di queste calorie devono provenire dai grassi. Quindi, ok, limitarli, ma non le diete grassi zero, i prodotti che molto vengono commercializzati, zero grassi, che attirano i consumatori, poi nascondono diverse insidie e quindi è molto importante in quel caso leggere l'etichetta e non incriminare i grassi a prescindere. E nell'assumere i grassi, vediamo di questo 30%, la metà è costituito dai monoinsaturi che dicevo prima, quindi abbiamo l'olio extravergine d'oliva e deve essere la base della nostra alimentazione. L'altra metà invece è suddivisa tra i saturi e i poliinsaturi. Vi dicevo dei grassi trans, che sono stati giustamente molto condannati, e l'alimento principale che lo contiene è la margarina vegetale, insomma, poi tanti altri prodotti da forno e pasticceria. Questi grassi vengono ottenuti tramite un processo di idrogenazione, per cui fa sì che l'olio, perché è vegetale, da liquido diventa solido. E questo perché è importante? È importante perché riesce ad essere più lavorabile nell'industria dolciaria e dare risultati più vicini a quelli che si ottengono con il burro, quindi avere prodotti più friabili, siano prodotti a più lunga durata, sono più economici. Più economici, però hanno anche diversi effetti negativi, hanno soprattutto effetti negativi, e vedete che la lista è lunga. Vado velocemente, però innanzitutto innalzano il colesterolo cattivo e abbassano il colesterolo buono, un doppio effetto negativo. Di conseguenza si ha un aumento del rischio cardiovascolare, si ha, e questo non è da poco, una diminuzione, si è visto in alcuni studi, del volume del cervello, quindi peggiorano le funzioni cognitive. La difesa immunitaria si ha una meno efficienza immunitaria proprio perché questi grassi vanno a sostituirsi ai grassi buoni nelle membrane cellulari, vengono alterati i meccanismi di scambio e si ha una ripercussione negativa anche a livello del sistema immunitario. Aumenta il rischio di fegato grasso, steatosi epatica. In gravidanza e allattamento si è visto che aumenta il rischio di obesità nei bambini, anche e soprattutto in quel caso, e siccome si viene alterata lo scambio di sostanze a livello cellulare, si ha un maggiore rischio anche dell'insorgenza di alcuni tipi di tumore. Penso che questi siano motivi abbastanza sufficienti per far capire del danno provocato dal consumo frequente di questi tipi di grassi. Ultimamente si è sostituito il processo produttivo della margarina non più con l'idrogenazione ma con un altro processo di frazionamento che ha, diciamo, reso un prodotto meno pericoloso.
peggiore perché si hanno meno grassi trans, però comunque sia ne contiene una piccola quantità di questi grassi e è sempre un grasso di bassa qualità. Tutto questo fa sì che il mercato abbia cercato dei prodotti che potevano sostituire la margarina soprattutto a causa della presenza di questi grassi trans, e da lì è nato praticamente l'utilizzo sempre più importante in questi ultimi tempi, veramente massivo, dell'olio di palma, perché quest'olio, come vi dicevo prima, avendo una alta percentuale di grassi saturi, ha la caratteristica che a temperatura ambiente è solido, quindi si presta in maniera favorevole a ottenere tutti quei prodotti da forno e pasticceria e garantire quelle consistenze a cui noi siamo abituati. E quando parliamo di palma, vediamo che la palma produce dei frutti, sono tipo delle olive, quindi ha una polpa esterna e un nocciolo all'interno. L'olio di palma ottenuto dalla polpa, dal nocciolo tramite spremitura e processi di raffinazione si ottiene un altro olio che è l'olio di palmisto. Entrambi sono ricchi appunto di grassi saturi e cambiano a livello qualitativo. Adesso vi parlo prima dell'olio di palma, quello forse un pochino più utilizzato, e vi faccio vedere qual è la sua composizione. In particolare, come leggete, olio di palma a palma vergine, perché parlo di caratteristiche che rimangono nel prodotto vergine, ovvero nel prodotto non raffinato. Purtroppo in commercio la percentuale di prodotti che contengono l'olio di palma vergine è veramente bassa o quasi nulla. Sì, e qualcuno ha cominciato ultimamente a proporlo, ma è veramente bassa. L'ho messo per farvi capire come l'olio extravergine è importante che ci sia un processo di spremitura a freddo, perché garantisce il mantenimento di tutte quelle proprietà antiossidanti. Lo stesso vale per l'olio di palma, che è costituito per più della metà da questi grassi saturi. Un eccesso di grassi saturi nella dieta comporta diversi problemi, tra cui diciamo il principale rischio cardiovascolare, perché viene a essere viene aumentato il rischio dell'insorgenza dell'aterosclerosi, quindi di spessimento delle arterie e tutto ciò che ne comporta. In particolare i grassi saturi presenti nell'olio di palma sono costituiti per lo più da questo acido palmitico che è presente per circa il 40% e ha appunto un forte potere, si dice, aterogeno, cioè che è a favore dell'aterosclerosi, quindi un effetto molto negativo, e inoltre crea un innalzamento del colesterolo in sangue. Ci sono poi percentuali minori altri grassi saturi, è presente anche una buona percentuale di grassi insaturi, quindi abbiamo quasi una metà di acido oleico, che vi dicevo è l'acido presente anche nell'olio d'oliva, che ha degli effetti positivi, e presenta anche una buona percentuale di acido linoleico, però le proprietà di questi grassi insaturi vengono mantenute quando il prodotto viene trattato a bassa temperatura e secondo certi criteri. Quasi tutto l'olio, se non tutto, presente di palma che viene commercializzato invece viene sottoposto ai processi di frazionamento, ovvero alte temperature, alta pressione, solventi chimici, per cui diciamo che rimane l'effetto negativo del grasso saturo, mentre l'effetto positivo del grasso saturo viene meno, così come viene meno l'effetto potenziale che potrebbe avere positivo grazie alla presenza dei beta-carotenoidi, che sono i precursori della vitamina A, un altro antiossidante, e di sostanze come la vitamina E, i fitosteroli, tutti i prodotti appunto antiossidanti. Questo per farvi capire che il prodotto in sé per sé potrebbe avere anche degli aspetti positivi, ma poi nell'industria, nella commercializzazione, quella parte positiva viene meno proprio per il processo di raffinazione a cui va incontro. L'altro olio è il palmisto, che a differenza della palma non si ottiene dalla polpa ma dal nocciolo, e questo è qualitativamente inferiore rispetto alla palma, perché presenta i grassi saturi in maniera molto più alta. Vedete che prima avevamo circa il 55%, il palmisto arriviamo fino all'85%. Sono dei grassi saturi leggermente migliori dal punto di vista della qualità rispetto all'olio di palma, però la quantità è talmente alta che non va a qualificarsi, e di contro la percentuale di insaturi scende ulteriormente. Quindi diciamo che nelle due tipologie di prodotto sicuramente
sicuramente l'olio di palma è migliore dal, se confrontato con l'olio di palmisto. E altri oli che vengono utilizzati dall'industria, che prima erano nominati come grassi e come oli vegetali derivati nelle confezioni, comprendeva sia l'olio di palma ma anche questi oli qua. I più utilizzati sono la cozza, che è utilizzata molto, coltivata, utilizzata molto in America, che è un prodotto che ha, all'origine era deleterio, ovvero aveva quella sostanza che leggete, l'acido erucico, nella colza proprio era presente in quantità altissime e potenzialmente era proprio tossico, nocivo, quindi deleterio, faceva male. Infatti si usava per combustibile. Combustibile, infatti non le colze utilizzate principalmente per combustibile. Poi con, tramite modificazioni genetiche, quindi parliamo di organismi geneticamente modificati, sono state fatte varie selezioni e si è arrivati all'olio di canola, che è un olio di colza di qualità migliore. Perché? Perché diminuisce la percentuale di questo acido, acido erucico, però è sempre un organismo geneticamente modificato, inoltre contiene una percentuale, anche se bassa, ma la contiene di grassi trans, di cui prima vi ho detto tutti i vari effetti negativi. Un altro olio molto abbastanza utilizzato è l'olio di cocco, e anche lui comunque un olio che è semisolido a temperatura ambiente perché contiene molti grassi, vedete i saturi arrivano fino al 90%. C'è da dire che quasi la metà circa è costituita da quest'acido laurico, che ha delle buone proprietà, però l'altra metà è costituita da grassi che hanno effetti negativi, quindi comunque sia, voi pensatela sempre come alternativa possibile all'olio di palma, l'olio di cocco ha 90% di grassi saturi in confronto ai 55% che avevamo visto prima. Questa è una tabella un pochino per riassumere, se è abbastanza chiara, insomma, confronto gli oli di cui vi ho parlato. In fondo vedete l'olio d'oliva, è quello che cerco insomma di far capire quanto sia migliore rispetto agli altri. Voi guardate la colonna dei non insaturi come grassi, che sono quelli che devono essere presenti in quantità maggiore nella nostra dieta, e vedete che quello che ne contiene di più appunto è l'olio d'oliva. Segue l'olio di canola, che è la colza di cui vi ho parlato prima, che però ha anche quegli altri effetti negativi, non, se non oltre per essere geneticamente modificata e subire comunque processi di raffinazione. L'olio di palma è quello che è al terzo posto per il contenuto di grassi non insaturi. Questo giusto per avere a grandi linee insomma un confronto tra vari tipi di oli utilizzati. Io qui per adesso mi fermo, lascio la parola a Stefania che continuerà e andrà proprio in dettaglio sul discorso qualità dell'olio di palma, etichette e varie. E studi clinici. E studi clinici. Ecco, li abbiamo qui, grassi saturi, grassi trans, insomma, li abbiamo già rappresentati in copertina e siamo tutti contenti perché assieme vanno a occludere veramente, così, si chiama The Bad Fat Problem, cioè i fratelli, i cattivi grassi, i fratelli cattivi grassi. Allora, come ha detto Benino, abbiamo queste tipologie di grassi, di acidi grassi, e possiamo dire che i grassi saturi provengono principalmente dai prodotti di origine animale, quindi trovate nel burro, nella carne, nel latte, negli uova, nei formaggi e nel pane. E in alcuni prodotti vegetali, come il burro di cacao, che ne contiene in abbondanza, non è rientrato nel vino, ma c'è anche lui, l'olio di cocco e l'olio di cacao. I grassi saturi invece si trovano prevalentemente negli oli vegetali, nei semi, nelle noci, nel pesce azzurro. E abbiamo i non saturi, che è l'olio di nocciola e l'avocado, gli omega 3, noci, pesce azzurro, semi di lino, e gli omega 6, oli di semi, di varie tipologie di semi, semi vari e frutta secca. Quindi ci vuole sempre, come diceva prima, una prevalenza dell'olio extravergine d'oliva come olio da condimento, mentre gli altri vengono forniti dagli alimenti, dando una preferenza agli omega 3 rispetto agli omega 6, perché gli omega 3 sono dei grassi,
azione antinfiammatoria, gli omega 6 ad azione pro-infiammatoria, quindi vanno sempre controllati. Però se si ha un'alimentazione variata ed equilibrata e si usa l'olio d'oliva come condimento acuto, questo problema non sussiste. Dicevamo che ci sono questi acidi trans che non esistono nel cuore, sono un'invenzione nostra degli anni 60. Cioè è stato lì, c'è stato il boom della margarina, ho visto un film l'altra sera, The Help, non so se l'avete visto, in cui c'era questa cuoca nera che praticamente decantava questo nuovo prodotto che era la margarina, che la usava per tutto con grande entusiasmo. Sono proprio questi, quindi sono nati lì perché è cominciata l'industria alimentare, prima non c'era l'industria alimentare, quindi è un problema di industria alimentare, cominciate a pensare. E dove si trovano? Dappertutto, biscotti, gelati, le merendine, pane confezionato, le paste frolle, le sfoglie già pronte, le pizze confezionate. Dove trovate scritto olio vegetale? Anche se non sono più proprio trans, sono ancora trans. Quindi ricordate la margarina. Cosa ci dicono i LAR? I LAR sono i livelli di apporti di nutrienti che sono raccomandati per la popolazione italiana. È uscito l'anno scorso un nuovo aggiornamento che ci dice che i grassi ci vogliono, perché ci servono per vivere, ce ne vuole il 20-35%, 40% dei bambini più piccoli, perché hanno bisogno di costruire molte più membrane di noi. E di questa quota il 10%, non più del 10%, deve essere dato nei grassi saturi. Per i grassi trans il meno possibile, quindi se non ci sono è meglio. E questo perché? Per ridurre il rischio di malattie cardiache e ictus. Io adesso vi farò vedere qualche studio, qualche spunto da qualche studio clinico, da qualche ride, da qualche degli ultimi, quelli diciamo pubblicati proprio negli ultimi 2 o 3 anni. E questa è una revisione che è stata pubblicata nel British Medical Journal, in cui sono stati analizzati un sacco di studi, circa 50 studi osservazionali fatti sulla popolazione, guardando cos'era la correlazione tra acidi grassi e trans e rischio di mortalità, sia per problemi cardiaci che per altra natura. Quindi possono essere tumori, ictus, tante altre cose, morti per qualsiasi motivo. E si è visto che il consumo degli acidi grassi trans portava ad un aumento della mortalità del 34% per qualsiasi motivo e del 21% per la mortalità di malattie cardiovascolari. Quindi questi grassi sono veramente molto, molto nocivi. Per quanto riguarda invece i grassi saturi, quindi quelli che vengono dalla carne, dal burro, dal formaggio, dalle uova, eccetera, il rischio, questo studio non ha mostrato una chiara associazione, questo però è uno studio. Infatti io ho messo un punto di domanda, perché se c'è un limite del 10%, un qualcosa fanno. Mi è sempre aumentato, anche se in questo studio secondo me non c'è risultata una grande correlazione. Tant'è che già nel 2003 l'Organizzazione Mondiale della Sanità diceva che il consumo di acido perlitico, che viene sempre ripreso come esempio, perché è facile anche da usare nelle sperimentazioni, è facile da individuare, perché gli altri sono vari, per cui lì lo individui, sai che è quello, e poi comunque è abbastanza nocivo di per sé, ad alte dosi. L'acido perlitico non è presente solo nell'olio di palma, è presente anche nel burro, nei grassi animali, come nello strutto, nel lardo, nel burro di cacao, cioè in percentuali minori, perché è il 46% nell'olio di palma, 25, 30, 23% negli altri grassi, per cui c'è anche in altri grassi. E già nel 2003 l'OMS diceva che l'utilizzo massiccio di questo grasso, di questo acido grasso, aumenta il rischio di contrarre malattie cardiovascolari. Sempre per quanto riguarda l'utilizzo dell'acido palmitico e degli acidi grassi in generale, l'ANSES, che è l'Agenzia Francese per la Sicurezza Alimentare e il Consiglio Superiore della Sanità in Belgio, hanno detto: attenzione,
limitare il consumo. Quindi negli ultimi anni se ne stanno accorgendo. Questi invece sono americani, National Heart, Lung and Blood Institute, sono quelli che praticamente studiano tutto il discorso delle problematiche cardiovascolari e polmonari negli Stati Uniti, e anche loro hanno detto che l'olio di palma si vede in un modo da colza, non lo so, assieme agli altri acidi come il burro e l'olio di cocco devono essere usati sporadicamente. Ricordate qualche parola che vi dico: sporadicamente, grassi. Questo è un articolo, c'è uno studio che è uscito l'anno scorso, è una review dell'Istituto Mario Negri di Milano, lo sperimentatore è la professoressa Fattore. Forse chi di voi segue il fatto alimentare l'ha visto, c'è stata una querela abbastanza vivace per la pubblicazione dei dati di questo studio, nel senso che quando il fatto alimentare ha ripreso i dati di questo studio, ha chiamato la dottoressa Villarini, che è una nutrizionista, ormai bravissima tra l'altro, che lavora all'Istituto Mario Negri, all'Istituto Nazionale di Tumori di Milano, e lei ha dato la sua interpretazione, perché gli studi si interpretano. Allora, la professoressa Fattore ha descritto al fatto che Milano ha detto: no, io non ho detto questo, non ho detto quello, non ho detto quell'altro. Se volete andate in internet e vi trovate questi dettagli, è interessante. Però, qual è il sunto di questo studio? Che riguardo i marcatori per le patologie cardiovascolari, l'olio di palma estratto, i grassi trans, che abbiamo visto sono i peggiori in assoluto, e i grassi protettivi, i mono e i poliinsaturi. Vicino a lui ci stanno i grassi saturi. Adesso parliamo proprio anche sempre di lui. Un altro studio del 2011 è andato a vedere qual è la correlazione che c'è tra le morti per cardiopatia ischemica e incremento del consumo dell'olio di palma nell'evacuazione dei paesi in via di sviluppo. Cosa è successo in questi paesi? Ad un certo punto si sono formate delle grosse metropoli, hanno cominciato a mangiare un sacco di cibo industriale, hanno cominciato ad incrementare molto il consumo di olio di palma, perché nell'alimentazione di molti paesi in via di sviluppo l'olio di palma puro, quello non raffinato, rientrava nella normale alimentazione, e grossi problemi da questo punto di vista non ne avevano le popolazioni. Ma qui c'è stato un diverso, uno scatto molto diverso. Questi hanno aumentato il consumo moltissimo, andando a peggiorare la qualità degli alimenti e soprattutto mangiando quest'olio raffinato, trasformato, che poi vedremo che cosa. Ed è aumentato tantissimo, l'incremento delle morti è stato veramente alto. Ma cosa fa sempre l'acido palmitico, che abbiamo detto sta nell'olio di palma in grande quantità, ma sta anche negli altri grassi saturi? È positivamente associato a tutti i marcatori dell'infiammazione come fattore di rischio per lo sviluppo di malattie croniche. Cosa vuol dire questo? Ormai se ne parla dappertutto che l'obesità, soprattutto l'obesità addominale, soprattutto il grasso addominale, il grasso che sta intorno ai visceri, è un grasso che aumenta lo stato infiammatorio dell'organismo. Questa infiammazione non è un'infiammazione visibile. Si chiama infatti infiammazione subclinica, perché quando noi ci facciamo male, ci diamo una botta, si diventa rosso, no? Quando ci facciamo male, rosso, quella è un'infiammazione visibile ed è una giusta reazione dell'organismo. Qui è un costante, l'organismo reagisce un po' alla volta e aumenta l'infiammazione. Sì, che si possono andare incontro, abbiamo poi tra l'altro una società sempre più, diciamo, anziana, adulta, perché la vita media nei nostri paesi si è molto allungata, e quindi aumenta il rischio di contrarre malattie polmonari, tumori, malattie cardiovascolari, disordini neurologici, Alzheimer. Tutte queste patologie croniche si chiamano malattie cronico-degenerative, sono correlate allo stato di infiammazione dell'organismo. E noi dobbiamo tenere sotto controllo, mantenere il peso adeguato, riducendo l'apporto di grassi saturi e soprattutto non facendo aumentare
la circonferenza addominale. Tant'è che adesso mi sono inventato tutto. Un altro studio svedese pubblicato l'anno scorso mostra che in soggetti sani un eccesso di grassi saturati, questi non erano malati, erano sani, in questo studio è stato usato proprio l'olio di palma, promuove l'aumento del grasso epatico. Avete sentito parlare di fegato grasso, steatosi epatica, ecco, un altro fattore è quello. E mentre l'accesso di tufa, che sono gli acidi grassi poliinsaturati, quindi gli omega 3 e gli omega 6, non causano questo effetto, anzi, ha un effetto protettivo nei confronti di questo accumulo. L'ultimo studio che vi mostro, che è quello che anche qui è venuto fuori un putiferio, cioè l'olio di palma causa diabete. Lo studio non diceva esattamente questo, però c'è un fondo di verità. Questo era uno studio fatto sulle cavie. Le cavie sono state nutrite con l'acido palmitico, con una dieta ricca di acido palmitico, e si è visto che l'elevata concentrazione di acido palmitico nell'alimentazione fa aumentare una quantità di questa proteina killer che va a uccidere, a portare l'apoptosi, quindi suicidarsi, il suicidio, le cellule beta del pancreas, che sono le cellule che producono l'insulina. Non producendo più l'insulina, aumenta la glicemia, aumentando la glicemia poi di conseguenza abbiamo un bel diabete perché non si produce l'insulina. Quindi non è solo l'avete, cioè l'eccesso di acidi grassi saturi che fa aumentare il tessuto adiposo, le cellule adipose contengono, ci sono quelle che stimolano la produzione di questa proteina, la quale va a fare dei danni con le cellule che producono l'insulina, che fa aumentare la glicemia, che fa aumentare tutto il male. Quindi quello di cui bisogna stare attenti è non ingrassare molto, di mantenere comunque una quantità di grasso. Poi non è tutto uguale, però le donne hanno dei vantaggi, se ce l'abbiamo nelle cosce quello non ci dà problemi. Il problema è il grasso addominale, il grasso interno, il grasso che avvolge i visceri, quello è un grasso molto pericoloso. E soprattutto non eccedere negli acidi grassi. Ma cosa stanno dicendo adesso sull'olio di palma, l'OMS, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare o l'Istituto Superiore di Sanità? Niente. Fino adesso non si sono espressi. Loro, cioè, non hanno detto non dovete usarlo. Cioè, quando si hanno dei dubbi, bisognerebbe, insomma, quantomeno avere degli atteggiamenti precauzionali, quantomeno dire alla popolazione di non usarlo quotidianamente o limitarne la diffusione. Posizione ufficiale. Ma vediamo un po' chi è questo olio di palma, da dove viene. È un olio che arriva da queste palme, che secondo le Leis Guineensi, quindi derivano dalla zona del Golfo di Guinea, sono delle palme di origine africana, tutta questa zona qui, che va dalla Gambia, che sta in mezzo al Senegal, fino giù all'Angola. Tutta questa fascia qui è una fascia in cui le palme crescono spontanee, ci sono i boschi, noi abbiamo i boschi di conifere, loro hanno i boschi di palme. Cioè così, crescono così, spontanee. E loro l'hanno sempre usato tradizionalmente nella cucina, non usano quello raffinato, sbiancato, deodorato, senza sapore, colore, duro, no, usano l'olio rosso, è un olio rosso, ha un colore così. Proprio rosso, non è olio di palma, colore. Quindi allora tradizionalmente la zona in Africa dove veniva usato quest'olio, adesso si è stravolto tutto, poi vi parlerò da lì, vi parlerò degli aspetti ecologico ambientali, ma adesso è prodotto soprattutto in Malesia e in Indonesia. Ma quanto se ne produce? Tanto. Soprattutto c'è stato un incremento molto
mostruoso in pochissimi anni e soprattutto, come vi dicevo, in Malesia e in Indonesia. Questa alla fonte è la FAO, quindi mi sembra un dato abbastanza onesto. Cioè, come vedete, la produzione africana è rimasta più o meno immediata, quella che è la sua tradizione, forse un po' più. Ma questi due paesi sono stati veramente stravolti. Ma perché? Perché si produce così tanto? Perché la palma da datta è una pianta ad alta resa. Cioè, pensate che la resa di tonnellate, cioè le tonnellate per ettaro della palma, sono 3,7 tonnellate per ettaro. La colza 0,7, il girasole 0,6, la soia 0,4. È una palma, è una coltivazione ad altissima resa. Quindi se noi sostituissimo tutto l'olio di palma, io adesso non voglio parlare tra loro, però provate a pensare, a immaginare questa cosa. Nel mondo sostituiamo tutto l'olio di palma, pianta di palma col girasole. Quanto ce ne vuole? È impossibile. Cioè disboscheremmo tutto. Cioè sarebbe forse una, non so chi, come vengono, cioè il problema è questo largo consumo che si fa delle cose, la perdita di quelle che sono le territorialità, questo è il grosso problema, perché sostituire si creerà per lo stesso problema, perché le altre piante d'olio hanno una resa molto, molto più bassa, magari sono più salutate, la colza, dubito fortemente. Perché viene usato così tanto? È quello che è usato molto. L'alimentare è una parte, non è la più grossa, non è la percentuale maggiore. Viene usato nel settore cosmetico, energetico, biodiesel, farmaceutico, persino la produzione di mangimi. È usata in produzione del biodiesel e anche mescolato al gasolio tradizionale. E lì è una grossa fetta del consumo. Poi possono essere di utilizzati, come dicevo, nei saponi, nei conservativi, negli emollienti. Se voi guardate le etichette INCI, che sono quelle che trovate nei cosmetici, tutte si chiamano INCI, così. E il termine, quando trovate il termine, è l'Eskinesi Oil, l'Eskinesi Camel Oil, sono l'olio di palma e l'olio di permisto. Palma permisto, oliva, sì. Stessa cosa. E quale usiamo in questa industria? Allora, non il grezzo, dicevamo prima. Il grezzo è rosso, è ricco di antiossidanti, di beta carotene, ma questo non viene usato perché è saporito. Non potrebbe essere usato per fare dei dolci, ha molto sapore. Viene usato quello raffinato attraverso processi fisico-chimici, che è bianco barberino, oppure quello di semi di papa, viene usato soprattutto nell'industria dolciaria o nella cosmesi. Sono stata voluta, non so. Come avviene la raffinazione? Per frazionamento, che quindi separa la parte solida dalla parte oleosa. La parte solida della stearina viene usata nella parte nell'industria dei detergenti, la parte oleosa, oleina, viene usata nell'industria alimentare. Poi viene fuso, degommato, viene pulito, diciamo, viene filtrato e sbiancato. Quello che noi mangiamo è olio di palma raffinato, sbiancato e deodorato. Una schifezza. Cioè, a questo punto è una schifezza, perché ha fatto un sacco di cose. Il processo di raffinazione non è la filtratura a freddo, eh. Ma perché lo si usa così tanto? Costa meno del burro, è in sapore, resiste alle alte temperature, sia nella cottura perché è già saporo, sia perché non irrancidisce, garantisce una buona conservazione e ha permesso a livello di industria alimentare di ridurre i costi per il packaging, cioè tutte quelle confezioni con l'accoppiato plastica alluminio che dovevano tenere molto bene, oppure l'aggiunta di alcol etilico come conservante per la perché non si formassero le buffe, possono essere risolte. Negli anni noi non ci
ci siamo accorti che gli alimenti sono cambiati come ingredienti, perché il sapore è rimasto lo stesso, però è cambiata la composizione. Dove lo troviamo? Facciamo prima dire dove non lo troviamo. E il problema è questo, non è l'olio di palma, quello che vorrei che dice. Il problema è che è ovunque e che lo mangiamo sempre. Se mangiamo sono queste robe qui. Una volta nelle etichette bastava scrivere grassi vegetali, olio vegetale, che c'era, c'era, andava bene tutto, nessuno. Adesso, per fortuna, un po'. Hanno dovuto specificare quale grasso vegetale è messo, quale olio vegetale è messo, in modo da avere un po' un'idea di cosa stai mangiando. Dopo che sia peggio, che sia meglio, questo è un altro discorso, no? Uno lo sa. E quindi, quando andate a comprare qualcosa di prodotto industrialmente, leggete l'etichetta. Leggete l'etichetta sempre, perché l'etichetta vi dà tutte le informazioni, vi scrivono piccole così, che io se con gli occhiali non le vedo più, anche con gli occhiali. Però dovremmo dire che sono un po' più grandi, no? Perché c'è scritto come si chiama il prodotto, l'elenco degli ingredienti. Guardate, l'elenco degli ingredienti è in ordine di quantità. Il primo ingrediente che trovate è quello di quantità maggiore, e via via, alla fine di solito c'è il lievito, il sale o l'aroma, perché sono presenti in piccole quantità. Vedremo che alcuni sono, non è, insomma, ci sono degli ingredienti in elevatissima quantità che non dovrebbero. Che cosa c'è in termini di conservazione, la data di scadenza, tenete presente che c'è scritto preferibilmente da consumarsi, preferibilmente entro, potete anche consumarlo dopo, se farsi entro, e quando è dopo dateci un'occhiata, perché vuol dire che è più soggetto a contaminazione di batteri. Dove viene prodotto, il lotto, quindi insomma c'è tutto, quindi leggete l'etichetta sempre. E quando leggete l'etichetta dovete cominciare a stare attenti e diffidare tutti i provvedimenti che contengono più di, cioè che contengono ingredienti sconosciuti o dei nomi pronunciati, che ce ne sono, o con più di 5-6 ingredienti nella lista. A volte uno legge un dolcetto, c'ha un affare così, e dice, cosa c'è qua dentro? Quando faccio il dolce a casa, sì, 5 ingredienti ce lo metto, la farina, l'uovo, l'olio, il burro, un po' di zucchero, il lievito è finito, non ci metto altro, magari un po' di scorza della pugiata di limone. Eppure invece questi diventano veramente molto lunghi. Diffidare, cioè uno poi dice io oggi senti, insomma mi va e se lo mangia. Oggi, e qui il problema è che questa tipologia di alimenti è l'alimento che è indirizzato soprattutto a chi? A noi? No, ai bambini. Ed è questo il nostro problema. Perché questi alimenti industriali sono quelli più rivolti all'infanzia. Poi ragazzi, evita i cibi con zuccheri tra i primi tre ingredienti. Zucchero non è solo zucchero, quando è scritto destrosio, sciroppo di glucosio, saccarosio, zucchero di canna, lattosio, sciroppo di tutto è zucchero. Oli vegetali non definiti, se c'è scritto così, olio vegetale, olio di colza, olio di cocco, edulcoranti artificiali. Per favore non usate, mentre se mangiate un po' di zucchero, piuttosto che aspartame, acesulfame, saccarina, ciclamato, sucralosio, l'ultimo della famiglia, tenete presente che i ciclamati negli Stati Uniti sono vietati. Noi in Europa li facciamo prendere ma in quantità limitata. Dopo non si sa se uno a casa mangia 10 robe di quelle che contengono i ciclamati. I coloranti, tutto contiene coloranti, anche le mazzarole fresche, glutammato, metabisolfito, polifosfati, nitriti e nitrati che sono presenti soprattutto nelle carni per farle mantenere belle rosse, altrimenti la carne quando voi la lasciate lì diventa marrone.
vengono spruzzate anche con queste cose. Quindi soprattutto i prosciutti, se dovete scegliere un prosciutto che abbia solamente sale e non il prosciutto cotto, una delle monnezze più grosse che c'è. Ma il prosciutto cotto forse è peggio, guarda. Vediamo un po' cosa c'è nella Nutella. La Nutella è diventata l'emblema contro l'olio di Parma. Per me è l'emblema contro il zucchero, personalmente. Perché il 50% degli ingredienti della Nutella è zucchero. 50%. Vuol dire che quando mangiate un bicchiere di Nutella, mezzo è di zucchero. Se ne mangiate mezzo vaso, è ancora più preoccupante. C'è stata la Nutella perché è incriminata la mattina. Cioè, è vero, c'è l'olio di palma, ma c'è una quantità di zucchero mostruosa. Andiamo sempre avanti a vedere cosa c'è dentro sta roba. Le focaccelle, con cui non ho visto la pubblicità di Bandera scritta. E il vino bianco dice un mondo senza additivi edulcoranti, senza grassi idrogenati, senza colorante. Margarina vegetale, che come ha detto lui non è idrogenata, però ci va vicino, e grasso che fa fatta di grasso di palma, sì, c'è l'olio d'oliva, ma c'è anche quell'altro, gli emulsionanti, l'aroma è trattato con alcol etilico in superficie perché rimangono sempre morbidi, altrimenti cioè, in qualche modo devono fare. Nei tegolini, adesso io ho preso questi due perché non è che ce l'ho con la vanilla, ma se andate a vedere gli altri non è che è molto diverso. Quello che vi voglio dire è leggete le liste degli ingredienti, solo leggendo le liste degli ingredienti potete capire cosa state mangiando e decidere: lo mangio tutti i giorni, lo mangio una volta ogni tanto, non lo mangio mai. Io non sono per non lo mangio mai demonizzare, perché quando uno demonizza dopo è quello che specialmente nei bambini scatena: questo è proibito, io lo voglio. No. Se succede che una volta ogni tanto non è quello il problema, è il battere quotidiano. Qui dice la merenda ideale per un bambino di 8-10 anni, 200 calorie, come se il bambino mangiasse calorie, in realtà mangia nutrienti. No. Allora, primo ingrediente. Qual è? Quello rosso, zucchero, è tanto, perché il secondo ingrediente, che è la crema al cacao magro, che è fatta di grasso vegetale e zucchero, è del 21%, vuol dire che lo zucchero così di per sé è più del 21%. Se mettiamo insieme alla crema del cacao, la crema di cacao magro, che è cacao magro, quantità mostruosa, andiamo a metà. Poi di nuovo il sciroppo di glucosa, come se non bastasse, poi il zucchero ancora, perché a parte del cioccolato c'è lo zucchero ancora, poi ancora i grassi leggeri per distendere, e qui ancora il sciroppo di glucosa e fruttosa, perché hai detto forse non è dolce abbastanza. Perché se voi lo fate molto dolce, non si capisce che portata è. Per questo c'è tanto zucchero. Lo zucchero maschera, annebbia, annulla gli altri sapori. E per il prodotto per la linea, vita snella, anche qui farina, c'è la farina, poi zucchero e grasso vegetale, però non ci perdiamo, poi di nuovo destrosio, poi sempre lo zucchero, poi di nuovo olio vegetale idrogenato. Quindi come vedete, per non parlarvi di quello che c'è nei fast food, però quello non mi voglio parlare. Quindi come vedete, nell'industria alimentare, bisogna stare attenti, cioè non è solo l'olio di palma. Il problema è mangiare sempre cibi industriali, ed è un vero problema, un serio problema. È quello che fa male a noi, all'ambiente, a tutti. E quindi cosa fare? Beh, c'è una prima regola, questo l'ho presa da un libro di Pollen, la cita sempre anche il professor De Vino, il 5 di 2,
non comprare nulla che la tua bisnonna non riconoscerebbe come cibo. Di sicuro barrette, cose, la bisnonna non li riconoscerebbe come cibo. Scegli prevalentemente alimenti freschi e non industriali. Prevalentemente anche le pietanze. Tutti lavoriamo, tutti abbiamo un tempo limitato, quindi però l'alimentazione deve essere prevalentemente, per la maggior parte, soprattutto vegetali, cereali e poi carne e pesce, se uno non è vegetariano. Scegliere cibi sani, cresciuti in un terreno sano, possibilmente a chilometri zero, perché, sempre perché meno strada fanno, meglio è per l'ambiente, ma anche per quello che mangiamo, perché se voi mangiate un cesto di insalata che avete raccolto stamattina un sapore, se mangiate uno che sta nel deposito di Bologna e poi è salito su un camion e poi è arrivato qui, è già passata una settimana da quando è stata raccolta, l'insalata ha anche un altro sapore, oltre a non avere più le stesse proprietà nutritive. Legge attentamente l'etichetta. Conclusione di questa mia chiacchierata, e queste conclusioni non sono mie, sono di Gian Battista Girolamoni, che è figlio di Gino Girolamoni, che è colui che ha inventato l'agricoltura biologica in Italia, secondo me. Tra l'altro qua. E il problema non è l'olio di palma in sé, cioè l'olio di palma è un problema, a mio avviso soprattutto che sul resto noi possiamo fare, abbiamo una discrezionalità, non riusciremo noi come singoli molto a intervenire a livello ambientale mondiale, però nel nostro, nella nostra salute sì, abbiamo una discrezionalità, cioè nel senso che possiamo decidere, no, non mangio tutti i giorni queste cose, mangio, non le mangio proprio per niente, oppure quando scelgo un prodotto confezionato lo scelgo con l'olio di girasole, lo mangio una volta ogni tanto. Ma lo scelgo con l'olio di girasole, oppure metti me frega, una volta ogni tanto l'olio di palma, visto che non mi crea particolari problemi. È una nostra discrezionalità. Ma è eccessivo il prodotto industriale. Questo è un problema, perché ha un sacco di porcherie. Prima di tutto lo zucchero. E questa cosa a me preme molto, perché ci sono bambini che hanno già diabete di tipo 2 e questa cosa non è ammissibile. Cioè, diabete tipo 2, quando io ero bambina c'era per dire. Adesso, che un bambino di 10 anni abbia già un diabete tipo 2, mi sembra abbastanza perché c'è un introito di zuccheri mostruoso e di prodotti raffinati, perché le farine bianche sono zuccheri.